Allora, sulla questione dell'acqua che sta animando tutti i percetesi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, dobbiamo informare i nostri cittadini che il 24 febbraio abbiamo fatto consiglio comunale e abbiamo chiesto delucidazioni al nostro sindaco in merito a queste bollette pazze o schizofreniche, come sono state definite, dell'acqua. Sono arrivate a più cittadini bollette altissime, 500, 700 e più euro, e questo chiaramente ha fatto infuriare i nostri concittadini. E ho ricevuto diverse telefonate, ho ricevuto più mail, messaggi di proteste e di spiegazione. Così in consiglio comunale, che è il luogo preposto chiaramente, ho deciso di interpellare il sindaco in merito alla questione. Premetto che sul discorso dell'acqua e dell'uscita da Montagna 2000 la nostra posizione di minoranza era stata a suo tempo critica, in quanto avevamo già manifestato parecchi dubbi sulla possibilità di gestire in proprio il servizio idrico, alla luce del fatto che mancano le possibilità sia organizzative che finanziarie per dare un servizio ottimale. In un consiglio comunale di un anno e mezzo addietro, il sindaco aveva invitato anche l'allora direttore generale di Montagna 2000 per fare un confronto e soprattutto, diciamo, per vantarsi della sua scelta unica nel Parmense di uscire appunto dalla società Montagna 2000. E così noi in consiglio comunale, proprio venerdì, abbiamo deciso di chiedere un confronto. Abbiamo invitato il sindaco a convocare un consiglio straordinario in cui sarebbe dovuto intervenire anche Montagna 2000 per spiegare le ragioni di queste bollette stratosferiche, assurde, e soprattutto questo passaggio di consegne da Montagna 2000 al comune di Berceto. Il sindaco ha risposto negativamente, si è alterato e non vuole un confronto di questo genere. Noi riteniamo che sia necessario, soprattutto per tutelare i nostri cittadini che hanno visto appunto ricevere bollette esorbitanti, e per cui noi chiediamo che vengano sospese delle riscossioni in ordine a questo momento, in attesa di una spiegazione e di un confronto in sede consiliare. Confronto che dubito possa avvenire, visto la risposta negativa e molto alterata, dico, del sindaco, che non ha accettato questa nostra considerazione e soprattutto le nostre critiche in merito alla gestione del servizio idrico. Dicevo già precedentemente, abbiamo avuto modo di dire già in passato di opporci, diciamo, a questa uscita per i dubbi sulla gestione, per i dubbi soprattutto delle risorse finanziarie e di personale. Un plauso sicuramente va fatto al nostro personale, che è carente e fa sicuramente di tutto e di più per garantire un servizio, ma i disservizi sono all'ordine del giorno da quando il comune ha la gestione in proprio dell'acqua. Più volte questa è venuta a mancare nelle frazioni, anche nel capoluogo, a Ghiare, che è la frazione più grande, ben 3 volte, ma non per qualche ora, per mezze giornate o addirittura giornate intere. E inoltre le promesse del sindaco, per cui l'acqua non avrebbe subito variazioni nei costi, anzi avremmo risparmiato qualcosa, vengono chiaramente disattese. Il servizio non è efficiente come era in passato e in più spendiamo sicuramente di più, e questa è la realtà dei fatti, insomma. Quindi l'esperienza del servizio idrico a gestione comunale, direi che in questi primi 5-6 mesi è sicuramente molto negativa. Volevamo essere il primo comune a gestire l'acqua in proprio, sicuramente lo siamo, ma con risultati che non sono all'altezza delle aspettative, anzi sono estremamente negativi e danneggiano evidentemente i cittadini che si sono ritrovati con disservizi in termini di acqua e soprattutto con bollette esorbitanti da pagare immediatamente. Questo non è accettabile, quindi noi, ripeto, abbiamo proposto un confronto chiamando il direttore generale di Montagna 2000 in consiglio comunale, chiedendo al sindaco di dare spiegazioni e quindi di mettere le parti a confronto per spiegare l'accadimento e insomma dare una soluzione pratica. Il sindaco ha risposto negativamente. Noi comunque ci attiviamo per tutelare i cittadini e siamo a disposizione per eventuali
chiarimenti e per portare sempre in sede consiliare eventuali interpellanze che la cittadinanza voglia muovere appunto nei confronti del sindaco, sperando che accetti anche di ascoltare i consigli della minoranza e dei suoi cittadini e non faccia come sempre di testa sua, isolando il comune e soprattutto facendoci distinguere sempre in termini negativi, mai in termini positivi.